Questo è l'angolo dell'editoria. Ovviamente si parla di un libro nuovo, appena uscito, edito dal gruppo editoriale Macro, certificato Vegan OK, I primi 1000 giorni. Gli autori sono la dottoressa Sabina Bietolini, biologa nutrizionista, e il dottor Luciano Proietti, pediatra. Sabina. Allora, questo libro è intitolato I primi 1000 giorni, parla di alimentazione durante questo importantissimo periodo nella vita di un bambino. 1000 giorni significa un conto che deriva dai giorni della gravidanza, primo anno di vita e secondo anno di vita del bambino. È a tutti gli effetti, in base a quello che emerge dalla letteratura scientifica, è il periodo più importante per stabilire il futuro di salute del bambino, non soltanto a breve termine, ma anche a medio e soprattutto a lungo termine. Addirittura quello che accade all'interno della pancia della mamma, quindi lo stile di vita della mamma, è in grado di influenzare persino le modalità di invecchiamento dell'adulto. Quindi è fondamentale occuparsi di tutto quello che è, diciamo, il contorno della gravidanza, non soltanto il momento bellissimo che vive la mamma, ma anche cosa mangia, cosa respira, quali esperienze vive, stress, lavoro. E noi in particolare ci occupiamo di alimentazione e proponiamo l'approccio che secondo noi è più fisiologico, che secondo quello che il nostro corpo ci dice è più fisiologico. Quindi noi cerchiamo di dare in questo libro delle valutazioni obiettive per uno stato di salute che eviti le patologie più frequenti, oppure anche, per esempio, un dato frequente, un cesareo. Molto spesso ci capita di vedere donne che non riescono a partorire, devono fare un cesareo perché hanno carenza di vitamina B12 che non è stata rilevata, oppure bambini che non crescono in modo adeguato per qualche carenza che può essere vitamina D o vitamina B12 o anche carenza di acidi grassi, omega 3, DHA. Quindi le indicazioni che diamo sono teoriche ma anche pratiche, con alcuni ricette e tabelle sui valori nutrizionali dei vari cibi. Quindi cosa significa alimentazione fisiologica durante lo svezzamento? Significa un'alimentazione che aiuti il bambino a crescere in salute, fornisca tutti i nutrienti essenziali e che sia in grado di sostenere la crescita del bambino senza spingerla, senza apportare inquinanti, sostanze che possono interferire con la corretta crescita del bambino, non solo, come dicevo, a breve ma anche a medio e lungo termine. Quindi un'alimentazione fisiologica deve necessariamente essere priva di alimenti di provenienza animale, quindi deve essere vegan, come si suol dire, però noi preferiamo chiamarla a prevalente base vegetale, perché poi il latte materno è a tutti gli effetti un alimento di origine animale. Quindi un bambino in salute e nel percorso del svezzamento fisiologico sarà sicuramente favorito dal latte materno, accompagnato da un'alimentazione, appunto, si chiama complementare, che deve essere a base vegetale, vegan, ma non qualsiasi vegan. Vegan può essere anche uno svezzamento classico privo di proteine animali, però non per questo è in grado di favorire la salute del bambino e fornirgli tutti i nutrienti essenziali. E così come anche una alimentazione vegan che segue un adulto non è adatta a un bambino, perché è sicuramente troppo carica di fibre, è sicuramente in carenza di alcuni acidi grassi essenziali e non è in grado di aiutare il bambino nella corretta crescita. Quindi sicuramente vegan, sicuramente però con alcune accortezze fondamentali, quindi niente zucchero, niente fibre, niente sale, glutine assolutamente no, almeno fino a 11-12 mesi, e anche quello è presente continuamente nella dieta di una persona vegan. Quindi vegan va bene, ma con certe attenzioni, quindi vegan fisiologico. Questo è il presupposto dello svezzamento fisiologico, e ovviamente i dettagli poi si possono leggere nel libro. Forniamo delle tabelle nelle quali ci sono tutti i nutrienti per ogni alimento che proponiamo, e facciamo un confronto con quelli che sono i livelli di assunzione raccomandati per la popolazione italiana, quindi quelli ufficiali, e la nostra alimentazione, uno schema classico di alimentazione per un bambino dai 12 ai 18 mesi, ma anche prima, rientra perfettamente in quelli che sono i fabbisogni raccomandati. E questo è un punto fondamentale, perché spesso si pensa che vegan significa carenza. Vegan fisiologico non è assolutamente carenza, bisogna però informarsi, e spesso questo non avviene, soprattutto in ambito scientifico, purtroppo. Però speriamo che adesso, visto che lo strumento è disponibile, ci sarà maggiore informazione. Non date fibre ai bambini almeno nel primo anno
e anche nel secondo è niente zucchero.